Sono Fausto Ferruzzi, mi occupo dell'azienda agricola della PSB Syngenta e oggi per la prima volta stiamo ospitando questo bellissimo evento che è la Festa del Grano, un'esperienza nuova per noi che si allaccia bene con le nostre tradizioni sia di esperienza nella moltiplicazione del grano che proprio di agronomia, di coltivazione dei terreni. Questa azienda è un'azienda di 440 ettari in cui si moltiplicano le varietà di grano duro, di erba medica, di soia, da seme. È partita nei primi dell'Ottocento come azienda agricola, ancora oggi è un'azienda agricola, quindi è rimasta tale nel corso dei secoli. Abbiamo superato un terremoto 3 anni fa, non ci siamo mai fermati, per cui il 20 di maggio del 2012 ci fu un evento abbastanza importante. Il 20 giugno del 2012 avevamo i magazzini già pronti per immagazzinare il grano da seme. Continuiamo a farlo e questa è la dimostrazione che si può fare un'agricoltura intensiva rispettando tutto quello che è l'ambiente, la biodiversità. Qui si può vedere un po' di tutto applicato. Come sperimentazione noi abbiamo i trial delle varie varietà di grano, da quest'anno anche della soia e abbiamo i campi sperimentali anche per i conservativi dell'erba medica, cioè le varietà che noi moltiplichiamo per la nostra società. La biodiversità basta guardarsi in giro, qui a parte possiamo chiamarli i banali lepri, fagiani, qui abbiamo la nidificazione dello sparviere, abbiamo la nidificazione dei colombacci che adesso ormai è diventata abbastanza normale, abbiamo la presenza di tasso, volpe, diversi animali che dimostrano che si riesce a fare agricoltura intensiva rispettando anche l'ambiente.